Ciao a tutti! Oggi prepareremo il semifreddo al torrone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 12 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono torrone bianco, panna fresca, uova, amaretto di saronno e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il torrone. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Mettere da parte in una ciotola. Mettere l'amaretto di saronno nel trito di torrone. Senza lavare il boccale, posizionare la farfalla, mettere lo zucchero e le uova. Ed azionare il bimby senza misurino per 6 minuti a velocità 4. Togliere la farfalla, aggiungere il torrone tritato, ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 3. Mettere da parte in una ciotola capiente, lavare e asciugare bene il boccale. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, abbiamo preso la panna che era in congelatore, posizioniamo la farfalla sulle lame, mettere la panna, mi raccomando deve essere ben fredda, chiudere con il coperchio senza misurino e far montare senza tempo a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferire nella ciotola. Ed amalgamare delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso. Trasferire in uno stampo da plum cake rivestito con pellicola trasparente. Coprire con pellicola trasparente e riporre in congelatore per almeno 10-12 ore. Semifreddo al torrone. Grazie e alla prossima ricetta.